Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutte. Nuovo video, vlog, parlo di Criccio. Come state? Spero bene. Allora, niente, sono qui a casa ovviamente come sempre e sto registrando un altro nuovo video per voi. Niente, mi trovate in maglia in pigiama sbracciata perché c'ho caldo io ragazze, non so voi ma io ho caldo. Dunque, stavo pensando di fare qualcosa insieme a voi ma non ho ancora idea di cosa voglio fare. Quindi vabbè, niente. Intanto qui ci sarebbero le piazze, la colazione da aprire. Vabbè. E nulla. Ciao. Questa panna devo mettere a posto perché altrimenti si guasta, si deteriora, non so cosa, ma io non me ne intendo, però se non la metti in frigo poi diventa immangiabile, già, ingeribili. E nulla, quindi io mi vorrei accendere un po' di televisione per disturbare il video, quindi meglio di no. Quindi è meglio di no accendere la TV. E quindi non lo so ragazze, aspettate un secondo che la provo ad accendere, dai. Allora, ho acceso la TV, ragazze mie, perché se siete uno non riesco a stare. Non so voi, ma io sentivo non riesco a stare e basta, ma la basta ancora di più perché altrimenti veramente si sente il baccano della TV e mi avete detto mille volte di o spegnerla o abbassarla, ma io preferisco più abbassarla che spegnerla. Ed è su il canale. Allora, ora su Rai 3, perché sì, su Rai 3 e niente. Dunque, volevo fare un video vlog con voi, ma la giornata non è buona, non è il massimo, almeno credo io, perché mi sa che ha piovuto da stamattina a ieri notte e niente, già, ha piovuto tantissimo, non ha fatto, cioè non voglio dire nulla, vabbè, non ha fatto danni. Però è una santa pioggia, ragazze. Meno male che è una pioggia bella. Non voglio dire brutte cose, però a me la pioggia qua a Palau è una santa pioggia. È una brava pioggia, diciamo la verità. In confronto a quello che è successo di là. E mi dispiace per quelli dell'Emilia Romagna. Anzi, da parte mia, a quelli dell'Emilia Romagna mando un fortissimo abbraccio. Anche a Orietta Maltei mando un forte abbraccio. Perché mi dispiace quello che è successo lì, veramente mi dispiace tantissimo, già, mi viene quasi da piangere per quanto è successo, già. E niente, quindi, boh, quasi quasi che mi, non lo so, mi viene da comune per questa cosa, perché non vorrei mai succedesse a me, però, boh, non lo so, è uno strazio quello che è successo, per carità di Dio, boh. Vabbè, tutta allagata, tutta la cosa. Oi, 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 ma per carità di Dio. Cioè. E niente. Anche questa cosa del clima è una cosa che è una cosa allucinante. Già. E niente. Lì, questo è il nostro divano, come potete ben vedere. Vedete il divano questo? Già. Ecco qua. Questo è tutto il mio divano. Il nostro divano. E niente. Cosa vi racconto di bello oggi? Nulla, ho dormito piuttosto bene, ho riposato bene, sono stata benissimo e nulla. Ho preso un caffè, il caffè latte e adesso tra poco mi trucco, faccio qualcosa, non lo so, vediamo. Volevo fare un po' di compagnia tanto per stare un po' insieme, ok ragazze mie? Già. Niente. Sì, lì dietro vedete la cipolla aperta perché ieri stavamo cucinando con mia nonna. Cucinando delle polpette, cose così buone che non, mamma mia, allucinante, le cose buone.
Ah, io cambio braccio perché mi sta stancando questa spalla, il braccio, questo braccio qui. Sempre che non mi cade il telefono da mano, perché io sono allucinante con i telefoni. E niente. Qui ho tutte le mie pappette perché ancora non riesco a mangiare. Cioè, ieri ho mangiato qualcosa di molto assurdo, però questa volta boh, ho mangiato queste pappette l'altro giorno, della Meilin, vedete? Si vedono, sono Meilin, sì. Vedete qua, Meilin, mi stava cadendo il telefono molto bene. Comunque, fidatevi, sono tutte Meilin. Queste invece cosa sono? Ah, anche questa è Meilin, vedete? Questo è pollo, questo qua è pollo, molto buono. Buono si fa per dire, vabbè, però è caro che mangio quello quando mangiarlo. Soprattutto quando faccio un intervento molto rischioso in bocca. Non conviene mangiare quello che devo mangiare, ragazze mie, ragazzi miei, ciao. Allora, innanzitutto, ieri sono stata dove? No, ieri veramente ero con la mia amica, e già sapete di chi sto parlando, della mia, non sto qua a specificare, perché non mi piace tanto questo detto del supporto psicologico, però è la verità. Quindi, ragazze mie, ieri ero con lei, con la mia amica, e abbiamo fatto tante cose insieme, tante ricreatività, niente di che, quindi nulla, tutto lì. Adesso io, ragazze, devo parlare un po' dei prodotti che utilizzo. Lo so, sono sempre gli stessi, ma ragazze. Sono i miei preferiti, sono tra make-up e skincare, anzi, direi che mi piace molto a me parlare di skincare. Volevo anche cantare una canzoncina, però se poi YouTube me lo blocca, come faccio se YouTube mi blocca la musica? Non lo so. Se cantare io o se mettervi un brano molto bello che piace a me, boh, non ne ho idea, boh. Non lo so, ragazzi, veramente. Non so come fare. Boh, che ne so. Ah, ieri vi ho tagliato le unghie col tagliaunghie, questo qua, vedete? Questo. E no, non si vede se non lo metto bene la luce. Questo qua, il tagliaunghie. Sì, lo so che l'avete capito con tagliaunghie. Questo mi è stato regalato da una mia zia e mi ho tagliato bene le unghie, vedete? Si vedono che sono tagliate, sì, io voglio che si vedano, eccole qua. E quindi tra poco metto lo smaltino, tra poco, quando ne ho voglia me lo metterò e poi mi comincerò a truccare. Sì, devo truccare. No, non è per chissà quale motivo che mi vedete la bava agli angoli della bocca, che è veramente schifoso da vedere, ma è perché bevo poca acqua, dovrei bere più acqua e ogni tanto prendo, ogni tanto mollo, nel senso l'acqua ogni tanto ne bevo di più, ogni tanto ne bevo di meno, ma vabbè, tagli, no comment. Ora vado per la finestra in camera mia perché veramente non se ne può più. Aspetta un secondo, che mi metto più basso perché c'è un casino, non vorrei che vedessi il casino che c'è. Mi metto basse perché voglio evitare che si veda tutto il casino in camera mia. Aspetta un secondo. Un attimo da solo. Ecco qua. Cioè. Tra un poco, come si dice? Tra poco faccio il letto, perché così non mi posso vedere, quindi un attimo solo. Ed eccoci qua, ho fatto il letto, come potete vedere, ecco qua. Ho fatto il letto e nulla. Ora non è più disordinato come prima. Ci ho messo un bel po' a farlo, però me l'ho fatto il letto. Comunque è caldo che ci facendo il letto, non so cosa allucinante. E niente, adesso andiamo di là. È meglio. Allora. Dunque, qui è tutto un pattumene, una pattumiera allucinante,
Non dico che la casa deve essere un museo, tutta ordinata, però sì, voi non lo vedete, ma c'è un disordine pazzesco. Sì. Ecco qua, questo è il disordine che vedete sulla tavola. Non è chissà che non è pieno di briciole di niente, però ora sarebbe da pulire, da mettere tutto in ordine. Io non sono la ragazza perfettina che chissà quante cose fa in casa, però nulla, almeno un pochettino di ordine dovrebbe farlo in casa, cioè di ordine, di quell'ordine che potrebbe fare. Anzi, adesso vi metto da una parte e sparecchio, so che non so dove cavolo mettervi. Un attimo, eh. Ecco qua, allora, siete messe qui. Adesso metto poi l'ordine. Se mi vedete andare via, non vi spaventate, tanto sono qua io. Ok, metto un po' a posto. Lavato anche i pennelli, ragazzi miei, ho lavato e la spugna del trucco, ovvero la spugna del fondotinta, ok? Ora di te. Della cucina, aspettate che mi sposto di là, se no non vale. Ecco qua. Questa cos'è? Ah, dell'acqua avanzata. Niente, ragazzi miei, tra poco devo prendere delle goccine per stare più rilassata, più calma e basta. Non me ne vergogno, la verità. Non mi vergogno di prendere una medicina che mi fa stare bene. Non sono dipendente, ma la prendo perché sennò sclero. La verità, ragazzi, sclero sempre una medicina che mi serve. Non ve la faccio vedere perché non ve la faccio vedere perché non, vedere perché non mi sembra il caso, però. Ce ne sono molte altre, guarda quella che fanno calmare anche senza farmi, cioè, prevengono attacchi di panico e altro. Io attacco di panico una volta ogni tanto, ma me le salvaguardo prendendo la medicina che mi serve. Vabbè, adesso non sto qua a specificare cose, come, perché, però è così. E niente. Allora, qua vedete, non so se lo vedete, ma c'ho per spugna fondotinta, pennelli e un pennello per l'illuminato, correttore, quello che volete voi. Qua, vedete, ce l'ho qua, ecco qua. Ciao. Adesso tra poco li faccio sparire, prima mi accorgo, voglio accorgere se sono puliti, sì, sono puliti e asciutti. Questa ancora non tanto, ma vabbè, fa lo stesso. E vado a prelevare questi e metterli nella mia postazione trucco. Quindi un attimo solo. Invece l'asciugamano che si trova qua, dove qua sopra, da questa parte qui vi erano i pennelli, la spugna, il fondotinta, no, scusate, la spugna che serve per applicare il fondotinta è a posto, i pennelli altrettanto,
da correttore, quello che volete voi, più da correttore io direi, ma io lo uso qui per illuminante. Ragazze, io vi ribadisco. Allora, i pennelli li usiamo ognuno come ci pare, perché il problema c'è se uno usa i pennelli come gli pare. Non credo che ci sia nessun problema, quindi lasciamo stare, per meglio. Allora, questo c'erano sopra, questo c'erano sopra i pennelli e la spugnetta per il fondotinta, quello che è il correttore, più per fondotinta più che altro. Però niente, questo se lo vado a mettere a posto, questo asciugamano da bidet, perché non ho problemi a dire che asciugo i pennelli sopra questo asciugamano, quindi che problema c'è? Niente. Niente, ragazze, dopo, dai. Allora, ragazzi, vi ho mezzo accidentato prima, vero? Vi ho mezzo fatto cadere il telefono, ma voi non vi siete fatti niente, per fortuna, perché non avete visto niente, perché il telefono, cioè la registrazione in pratica, in teoria, era in pausa, quindi meno male, non avete visto niente. E nulla, per fortuna il telefono era sulla tavola, quindi è cascato all'indietro sulla tavola, ma poteva succedere di peggio, però non è successo. Quindi, che dirvi di bello? Nulla. Ho sparecchiato un po'. Ce ne sarebbe ancora un po' da sparecchiare. Ancora, però, al momento lascio così. Non è così disordinata la tavola. Più che altro ci sarebbe da. Come si dice? Ce la faccio a parlare? Non lo so. Ci sarebbe da mettere il centro tavola, ovvero il porta frutta, nell'altra tavola, e il gioco è fatto, nulla di che, nulla di speciale, tutto lì. A quanto sono arrivata? Ulala, 16 minuti di video, vabbè, niente. Che dire? Io adesso direi che non so se chiudere qui, no, non chiudo qui. Parliamo un altro po', ragazze. Volevo mettere un po' di musica, ma YouTube, oppure che me la blocchi, quindi no. Boh. Perché ho visto che Anna Magni mette tutte le musiche possibili e immaginabili sul suo canale YouTube. Io non so come fare, boh. Ditemelo voi se è possibile o meno. Ai ai ai, poi YouTube me lo blocca, mi fa copyright, quindi no, no, non ci sto neanche pensando di mettere musica. Volevo fare, volevo farvi una canzoncina, cioè cantarvi una canzoncina che piace tanto a me, ma Nisba 9 non se ne può proprio. Già. Allora, vediamo un po' cosa posso fare. Niente. Volevo mettermi a disegnare oppure a colorare, ma ho paura di annoiarvi, quindi non lo faccio. Dunque, ragazze mie e ragazzi miei, siamo quasi arrivati a 18 minuti di video e ancora nulla da fare. Volevo andare in giro, ma la giornata non promette bene, cioè c'è sole a tradimento, ma ogni tanto esce fuori qualche gocciolina di pioggia, vabbè. Non lo so, poi mia nonna si è portata anche l'ombrello con la speranza che non piova, ma io vedo che, vabbè, devo dire la verità, sto facendo castronerie su castronerie, però in realtà io sono uscita fuori e pioggia non ce n'è, quindi che cavolo si è portata a fare fuori l'ombrello? Vabbè, mai sia piova, spero che non spiova. Però ha piovuto stanotte o stamattina, non lo so, verso presto, verso l'alba, boh. Io manco me ne sono accorta, per dire la verità. Però boh. E niente. Se hai sentito rumori un po' molesti, è il frigo, quindi non vi spaventate per qualsiasi rumoraccio sentiate nei miei video, perché non c'è nulla da spaventarsi, nulla da meravigliarsi. Questa è una casa, non è uno studio fotografico, quello che per girare scene di YouTube, eccetera. Quindi i video sono quelli che sono. Ah, ho sentito dire da Ti dico la verità, o non so come si chiama, sempre con la YouTuber. Ovviamente, come ho detto, il rumore della lavatrice, no, ti prego. Non era il rumore della lavatrice, la cara mia, era il rumore
della ventola del bagno, quindi la lavatrice non, dove te la sei vista tra la lavatrice, dove l'hai sentita che non ce n'era? C'era il rumore della ventola, la ventola del bagno su c'è un rumore chiassoso, quando io accendo la luce la ventola parte e gira con un rumore, addio bestiale, ma che ci posso fare? Niente. Quindi non vedo perché devi dire no, ti prego, la lavatrice no, sottofondo rumoroso. Ma non era la lavatrice, basta. Mi cuccio la bocca, però, ecco, brava, dirai. No, non è così. Mi cuccio la bocca per modo di dire che non voglio ripetermi più, però è la verità. Non era quello che hai capito tu, però vabbè. Senza stare lì troppo a discutere, va bene così. Allora. Dunque, tra pochi minuti io adesso vado a fare una faccia. Cosa sto dicendo? Vado a fare un altro video e ci vediamo dopo. Dai. Non so se mi trucco o cosa, però si vedrà. Dai, a dopo. Forse mi trucco, forse faccio vedere gli swatches, vediamo. O se coloro. Cosa sceglieremo di due? Vediamo. A dopo, o magari altri prodotti per la cura della persona. Lo so che l'avete visto già in tanti, però io lo voglio vedere lo stesso, voglio farvelo vedere. Ciao, anzi, ve lo riregistrerò se mi riesce. Ciao, presto, un bacio.